Allora, il tema di quest'anno era appunto ciò che ci appassiona e una delle mie passioni è il canto, che è un hobby barra secondo lavoretto e in questi 3 anni di accademia di scuola qui ho iniziato ad appassionarmi anche di medicina cinese, quindi nel momento in cui appunto bisognava pensare su che cosa scrivere la nostra tesi, io ho pensato di unire le due cose, quindi sotto la appunto guida del prof. Lomuscio che mi ha fatto da relatore ho prodotto questa sperimentazione. Allora, innanzitutto partiamo dalle basi. Ogni strumento, la nostra voce è uno strumento come tutti gli altri, funziona grazie a 3 meccanismi, a 3 fonti: la fonte di potenza, la fonte di produzione sonora e i modificatori barra amplificatori sonori. Tutti gli strumenti sono uguali. Facciamo l'esempio della chitarra. Nella chitarra la fonte di potenza è l'energia della mano che fa la pennata. Nella voce, nel nostro corpo, per il canto, la fonte di potenza è l'aria che viene mobilizzata dai polmoni. Poi, seconda fonte, la fonte di produzione sonora, la vibrazione delle corde della chitarra. Qui c'è proprio uguale, nella nostra voce, la vibrazione delle corde vocali. Modificatori e amplificatori sonori, la cassa di risonanza dello strumento, mentre all'interno appunto delle nostre altre vie aeree troviamo la faringe, la cavità orale, le cavità nasali, i seni paranasali e le false corde vocali. Quindi, ovviamente, tutti gli strumenti funzionano ugualmente, ma la particolarità della voce è che è uno strumento intrinseco, è all'interno del nostro corpo e viene influenzato da tutto il resto. Quindi va benissimo questo parallelismo, ma teniamo presente che per quando si parla di canto, c'è un livello di complessità e di appunto difficoltà nel regolare tutte le altre funzioni del nostro corpo per far sì che siano di aiuto alla nostra espressione vocale invece che di intralcio. Ok, per esempio, quando noi cantiamo, quello che succede è che se nel parlato l'inspirazione è attiva mentre l'espirazione è un processo totalmente passivo, nel canto anche l'espirazione è passiva, quindi vengono reclutati tutta una serie di muscoli, addominali principalmente e diaframma, per rendere anche l'espirazione un processo attivo. Inoltre abbiamo un tempo di inspirazione ridotto rispetto al parlato. È un tempo di ispirazione che però deve essere invece prolungato per tenere la nota più a lungo. Questo meccanismo funziona grazie a un regolamento della pressione sublottidea, regolando di fatto tramite tutti i muscoli che noi abbiamo a livello del collo l'abbassamento della glottide. Nei cantanti quindi si hanno generalmente dei volumi di ispirazione forzata e delle capacità vitali maggiori rispetto a chi non canta. Per quanto riguarda la fonte di produzione sonora, anche qui livelli complessissimi e magnifici. Ci sono le due corde vocali principali e un insieme di ben 22 muscoli che interagiscono e regolano vari parametri, che sono la lunghezza delle corde, la tensione, lo spessore e la pressione sublottidea, come abbiamo spiegato prima, appunto. Questo abbassamento innalzamento della glottide, e grazie al regolare di tutti questi vari elementi abbiamo i timbri diversi e la produzione di note diverse. Inoltre, solo nell'essere umano, a differenza degli altri animali, le corde sono fatte da più strati. Ogni strato, in particolare sono stati identificati 3 strati, ogni strato può vibrare in maniera compatta con gli altri o isolata, e questo rende ancora più versatile la nostra voce. I modificatori, abbiamo accennato già prima, a cosa servono? Quando noi cantiamo, produciamo una nota fondamentale, in più produciamo tutta una serie di armonici, quindi dei suoni che accompagnano la nota fondamentale e la rendono colorata, danno una particolare coloritura. Gli armonici, possono essere rispetto alla fondamentale più bassi o più alti e in base a vari parametri fisici, per esempio l'apertura della bocca, lo spazio tra laringe e palato e di fatto il volume totale, modificando questi 3 parametri verranno amplificati gli armonici più bassi o più acuti. Quindi questo è quello che succede nella voce umana. Il cantante di fatto deve imparare a usare il suo corpo in maniera perfetta, deve imparare a saper cantare a lungo,
varie giornate di seguito, senza però utilizzando la sua voce ovviamente al meglio, sfruttandone tutte le sue potenzialità, ma senza affaticarsi. Come qualsiasi altro atleta, deve quindi esercitarsi. E dopo appunto essersi esercitato, dopo aver fatto un riscaldamento, che appunto viene chiamato in gergo tecnico warm-up, a volte viene associato anche un cool-down, cioè un modo per far tornare la voce dal registro cantato al registro parlato. Se però il warm-up è ormai una tecnica assolutamente assodata e viene inclusa in qualsiasi tipo di training vocale, il cool-down è ancora abbastanza, siamo ancora indecisi sulla sua efficacia effettiva. Di conseguenza io nel mio lavoro mi sono concentrata sul warm-up. Quello che ho fatto è stato pensare a un protocollo di warm-up, associandolo però a un protocollo agopunturistico e vedere se in un gruppo appunto di cantanti se l'associazione delle due cose dava risultati migliori rispetto al solo warm-up, che come ho spiegato prima viene fatto sempre prima di una performance. Quindi il protocollo che ho individuato è stato questo: in totale 30 minuti, di cui 5 di esercizi non canori, quindi mobilizzazione libera del corpo e focus sulla respirazione profonda diaframmatica, e invece 25 minuti di esercizi canori, quelli che vi ho scritto lì, appunto le brr, che sono un lip trill, un passaggio di suono, quindi è una messa di voce, quindi vuol dire l'emissione di una nota che viene passata da un individuo all'altro dei partecipanti di questo warm-up, cercando di tenerla più a lungo, degli ignè che sono delle nasalizzazioni e servono per proiettare la voce in avanti, e il la tenuto, che anche qui è una messa di voce tenuta per il più lungo tempo possibile. Per quanto invece riguarda il protocollo agoterapeutico, sono partita da zero, dal nulla, perché in letteratura non ci sono lavori di questo tipo. C'è tanta letteratura dell'agopuntura come riabilitazione respiratoria, riabilitazione vocale, come musicoterapia, ma non c'è nulla sul canto come, diciamo, appunto piacere. Ecco. I punti da cui sono partita era il primo punto. A livello proprio pratico, ho scelto di mettere un massimo di 6 aghi facilmente applicabili, perché appunto avevo da pungere 13 persone, ero l'unica agopuntrice presente e quindi mi servivano dei punti come i polsi, le caviglie e la testa facilmente raggiungibili. Dopodiché, avendo davanti dei soggetti sani, in cui di fatto non dovevamo curare delle patologie, ho scelto di fare una terapia equilibrata, quindi basandomi sul principio di cercare di il più possibile modulare tra yin e yang, tra destra e sinistra e tra alto e basso, ma anche pungendo tutti i punti in armonizzazione. Poi, per la scelta dei punti, ho iniziato a individuare da prima dei meridiani. Ho utilizzato il criterio anatomico, quindi meridiani che passano per viso, collo, ma anche per, come ho detto prima, il diaframma e i muscoli posturali della colonna, che nel canto sono importantissimi. E quindi ho individuato il meridiano principale di stomaco, di grosso intestino, e i due meridiani straordinari, vaso governatore e vaso concezione. Dopodiché non potevo non mettere il meridiano di cuore per appunto, per il collegamento che il canto ha con la sfera emotiva, con lo shen, con la creazione, con l'ideazione e con la funzione comunicativa. Quindi, basandomi su questi principi, ho scelto i seguenti punti. Allora, GV20, GV20 alza lo yang, al contempo però armonizzando lo yin. Questo è importantissimo. Nel canto uno dei movimenti più importanti è l'innalzamento e abbassamento della laringe e l'innalzamento e abbassamento del diaframma. Se volessimo proprio semplificare, il canto è un movimento dall'alto in basso. Di conseguenza a questo punto, che è il punto che alza, mi sembrava non potevo non usarlo. Inoltre ha un tropismo particolare per gli organi di senso e la testa, nutre il mare dei midolli, e anche qui, appunto, come dicevo prima, la funzione comunicativa, l'ideazione, che nella medicina cinese, come sappiamo, sono a metà tra cuore e cervello, e anche qui, appunto, infatti, troviamo benefici al cervello e calma lo shen, che nel cantante, appunto, soprattutto in chi ha un po' di ansia da performance, è una cosa essenziale. Quindi, GV20 per questo motivo.
Dopodiché CV17. CV17 è un grande punto per il C, è un punto che smuove tantissimo C, in particolare nel riscaldatore superiore, dove si collocano i nostri polmoni, il cuore, e anche appunto Mu di maestro di cuore. Quello che ho dalle risposte che mi hanno dato le mie partecipanti, quello che credo faccia CV17 nello specifico nel canto è concentrare l'energia nel diaframma e renderla non una concentrazione però statica, ma una concentrazione dinamica, quindi proprio quel permettere di raccogliere l'energia a livello del diaframma e rilasciarla in base al bisogno. Le partecipanti quasi tutte mi hanno detto che sentivano il diaframma caldo dopo la puntura di CV17, come se fosse già stato riscaldato. Quindi questo lo riporto perché mi sembra molto indicativo. Poi, grosso intestino 4, appunto, è un punto grosso, importante, appunto Yuan del meridiano principale di grosso intestino, anche qui punto comando diviso della bocca, è un punto della loggia che fa parte di grosso intestino che insieme al polmone fa parte della loggia del metallo, quindi anche qui torniamo al polmone, alla respirazione e fa parte dello strato Yang Ming, quindi vuol dire che questo punto mobilizza tantissime, una grossa quantità di qi e anche di sangue. Quindi ho deciso di utilizzare questo punto. Cuore 7, prevalentemente per la sua azione sullo Shen in qualsiasi tipo di squilibrio dello Shen, ma anche perché è il punto Yuan di un meridiano cuore con valenza terra. Quindi collega i due aspetti della parola. Della nostra lingua, la nostra bocca appartiene da un lato alla terra, da un lato alla loggia del fuoco. E questo punto mi sembrava bivalente da questo punto di vista. Stomaco 36 per l'addome, perché prevalentemente per il riscaldatore medio, che come abbiamo detto è veramente essenziale nel canto, il diaframma è il grosso lavoratore dello sforzo canoro. Inoltre, appunto, essendo punto mare del nutrimento, è anche quel punto che ci permette di rimpolpare le nostre energie, appunto la nostra Guan Qi, e in questo modo fornirci le energie necessarie per sostenere uno sforzo come può essere quello della performance canora. Inoltre, appunto, è un punto che non solo agisce sul Qi e quindi dal versante più Yang, ma anche una forte valenza sullo Yin e sul sangue, che in questo mano a mano che sceglievo i punti mi rendevo conto che rimanevano un po', appunto, rimanevano un po' indietro rispetto al lato Yang, ma come ho detto prima, volevo fare una terapia equilibrata e quindi ho scelto stomaco 36 ed è anche il motivo per cui è stato scelto Milza 6, perché è il punto di riunione dei tre meridiani Yin del basso, inoltre raffredda il sangue e riequilibrando la Milza ha però un'azione anche riequilibrante su cuore e reni, ma ricordiamoci ha anche un'azione sul fegato, ammorbidisce il fegato. Quindi è un punto total body, gli ultimi due sono dei punti total body e per il loro effetto appunto equilibrante e totale ho deciso di includerli. Cosa ho fatto quindi? Lo studio è stato, la sperimentazione è stata divisa in due giornate. Le partecipanti sono state divise in due gruppi. Il primo giorno veniva appunto il gruppo A e non punto il gruppo B, dopodiché tutte insieme facevano il warm-up vocale e l'esecuzione di un brano individuale che veniva valutato dal resto delle partecipanti con un voto da 1 a 5. Il secondo giorno si invertivano i due gruppi e ripetevamo lo stesso esperimento. Quello che volevo andare a vedere, come ho detto prima, è se utilizzando ognuno come il controllo di se stesso, se il doppio protocollo avesse un'efficacia nella performance canora maggiore rispetto al solo warm-up, quindi allo standard al momento della pratica canora. Quindi il nostro studio è uno studio semi-sperimentale perché non è in cieco, controllato, non randomizzato ed è a disegno incrociato, come abbiamo detto prima, quindi le partecipanti sono il controllo di loro stesse. Tutto questo presuppone il fatto che non ci fosse differenza tra il trattamento della giornata 1 e la giornata 2, quindi io ho ipotizzato che ci fosse un washout di
che finisse all'interno delle 24 ore, essendo 2 giornate consecutive. Ho fatto poi delle prove statistiche per vedere se era vero, quindi mi è andata bene e siamo tutti contenti. Allora, la mia popolazione erano tutte donne, anche se in realtà non avevo messo limiti da questo punto di vista, ma si sa che il canto attrae prevalentemente appunto un pubblico femminile. L'età media 32 anni, ma le età erano molto varie come possiamo vedere, erano tutti soggetti sani, solamente 4 individui avevano partecipato a sedute di agopuntura precedentemente. E il livello di conoscenza della pratica canora era vario. Avevamo 3 soggetti a un livello principiante, quindi studio da meno di 2 anni, 6 soggetti dai 2 ai 6 anni, quindi un buon livello, e 3 soggetti molto, molto esperte, cioè chi canta da 20 anni, eccetera. Ok, cosa abbiamo considerato? Abbiamo fatto negli esercizi che elencavo prima, ho valutato diversi parametri, quindi esecuzioni di note alte, esecuzioni di note basse per il primo esercizio del lip trill. Nel passaggio di nota, quanta fatica veniva fatta dalla cantante nel sostenere la nota e la direzione di propagazione del suono, quindi in avanti, ai lati o indietro. Per la nasalizzazione, quanto si riusciva a anteriorizzare il suono, per il la tenuto, per quanto tempo veniva sostenuta la nota, a che volume usciva il suono e anche qui la fatica. Dopodiché, appunto, l'esecuzione autovalutata del brano eseguito, ho chiesto alle partecipanti di portare un brano che loro ritenevano particolarmente challenging, particolarmente difficile da eseguire, e poi l'esecuzione oggettiva del brano che hanno valutato le altre partecipanti. Dopodiché, 3 item generali, quindi la sensazione generale di rilassatezza fisica, la sensazione generale di controllo dei movimenti fisici e la sensazione generale di calma psichica. Ok. Risultati. Le medie sono aumentate in tutti i parametri analizzati nel doppio trattamento rispetto al singolo, ma andando a vedere quali di questi aumenti fossero statisticamente significativi, tutti i parametri avevano questa conferma, ad eccezione della psiche e del passaggio di direzione. Allora, per la psiche, ho chiesto poi il riscontro alle mie partecipanti, quasi tutte mi hanno detto che mentre l'ansia da performance è una cosa con cui sono abbastanza familiare dopo diversi anni di canto e di esibizioni, essere punte e far parte di un esperimento, quindi sentirsi osservate in quel modo lì, è per loro è risultato uno stressor nuovo e quindi più difficile da gestire. Quindi molte erano agitate per questo motivo e forse questa agitazione ha annullato l'effetto calmante che io con i miei punti avevo cercato di ottenere. Per il passaggio di direzione la media in realtà era migliorata, quindi può essere che con un campione più grande anche questo parametro possa risultare variato. Dopodiché ho pensato di fare delle analisi esplorative, vedendo se oltre a questi, appunto, alla differenza tra doppio trattamento e singolo, delle variabili intrinseche del campione, non so, per vedere se c'erano delle. Così mi sono divertita in questa fase. Quindi ho stratificato le mie partecipanti nei 3 gruppi di cui parlavamo prima in base al livello di esperienza, ed è venuto fuori che il secondo gruppo, quindi quelle intermedie che studiano dai 2 ai 6 anni, aveva dei risultati, uno scarto nel miglioramento molto maggiore rispetto al primo gruppo e al secondo gruppo, e in particolare solo nel gruppo 2 avevamo delle differenze nei parametri statisticamente significativi. Come mai, mi sono chiesta, e ho fatto questa ipotesi. Nel gruppo 1 c'erano i cantanti meno esperti, quindi hanno meno percezione della propria voce. Di conseguenza si erano dati dei punteggi alti in partenza, che probabilmente non corrispondevano davvero alla loro performance. Al contrario, nel gruppo 3 ci sono i cantanti esperti che hanno dei punteggi di partenza più alti perché sono molto esperti, quindi il margine di miglioramento era molto più piccolo. Il gruppo 2 invece si sono autovalutate abbastanza correttamente all'inizio e avevano un buon margine di miglioramento che effettivamente è stato raggiunto.
Dopodiché sono andata a vedere se cambiasse tra i soggetti che avevano fatto più agopuntura prima o chi non l'aveva mai fatta, ed è venuto fuori che chi non aveva mai fatto agopuntura si è rilassato molto di più, cioè la sensazione di rilassatezza fisica era maggiore nel gruppo che non aveva mai fatto agopuntura prima. E io ho pensato che effettivamente anch'io le prime volte che mi sono fatta fare l'agopuntura mi sentivo poi uno spaghetto cotto dopo, e piano piano mi sono un po' abituata a questa sensazione, quindi forse questa sensazione, secondo me, intrinseca, indipendentemente un po' dai punti in cui che pungiamo, potrebbe essere più evidente all'inizio. Dopodiché, l'ultima analisi che mi sono divertita a fare era vedere se in chi mi aveva descritto più precisamente le sensazioni che provava alla puntura, quindi chi aveva una consapevolezza maggiore delle sensazioni evocate dagli aghi avesse dei risultati migliori o peggiori rispetto a invece le ragazze che non avevano tanto insight di appunto cosa l'agopuntura aveva provocato. Quindi le ho divise in due, 5 soggetti avevano un livello di consapevolezza un po' minore e 7 maggiore, ed è venuto fuori che i parametri miglioravano di più nel gruppo di chi aveva una maggiore consapevolezza. In particolare, c'è una differenza statisticamente significativa nell'esecuzione del brano, sia soggettiva che oggettiva. Quindi, probabilmente mi viene da dire che chi è più in sintonia con le sensazioni che l'agopuntura prova, evidentemente ha dei risultati effettivamente sicuramente evidenti. Quindi, in conclusione, quello che ho tratto dalla mia sperimentazione è questo. Sicuramente la tecnica e la predisposizione naturale al canto forniscono gli ingranaggi necessari per poter compiere dei virtuosismi vocali, ma l'agopuntura è un po' l'olio che fa muovere questi ingranaggi insieme e in maniera come se fosse, cioè senza sforzo, senza dover pensare ai passaggi che dobbiamo fare, rende tutto quanto molto automatico, senza fatica. Ed è quello che proprio mi hanno detto le partecipanti, che non facevano le cose con un livello di facilità che prima non avevano, che prima di questa seduta non avevano mai raggiunto, dovevano molto di più pensare a tutti i vari movimenti. Quindi oserei dire che forse appunto pensandoci dopo non mi sconvolge tanto il fatto che l'azione dell'agopuntura sia proprio sul mettere insieme i pezzi e armonizzare il tutto. È d'altronde una medicina olistica che rispetto alle nostre tecniche che si concentrano sulla parte singola e lì restano, è in grado di smuovere contemporaneamente tanti aspetti e incastrarli. Prospettive future. Allora, visti i risultati buoni ottenuti da questa prima sperimentazione, il mio goal sarebbe rifarla reclutando un numero maggiore di persone, avendo un campione possibilmente misto con anche un po' di uomini, per vedere se ci sono delle differenze legate appunto al sesso, avere dei livelli di esperienza dei miei cantanti più definiti, magari provando prima e assegnando un gruppo, cioè suddividendoli in gruppo. Dopodiché l'ideale sarebbe riuscire a fare uno studio in cieco, quindi performando una sham acupuncture. Soprattutto mi piacerebbe avere delle misure più oggettive, quindi avere appunto magari utilizzare delle registrazioni, dei programmi e avere delle valutazioni esterne che non siano date solo dall'autovalutazione delle partecipanti. Anche qua sarebbe molto molto bello cercare di vedere se c'è una corrispondenza anatomica tra le sensazioni che mi hanno riportato, quindi diaframma caldo piuttosto che facilità nell'alzare e abbassare la laringe senza sforzo, e vedere con la videolaringoscopia se effettivamente i movimenti sono più fluidi e più veloci. Magari aggiungerei anche il cool down per vedere se cambia qualcosa, e mi piacerebbe integrare con altre tecniche di medicina tradizionale cinese, per esempio il Qigong, che si basa tantissimo sulla respirazione, e basandosi anche il canto sulla respirazione, penso potrebbe essere una combinazione molto interessante. Quindi vi ringrazio.